magari su YouTube. Bene. Allora, intanto, oleolito. Chi di voi sa che cos'è un oleolito? Quindi facciamo un ripassino. Chi già mi conosce, magari ha già partecipato a qualche laboratorio, qualche gruppo di intrulli di massa, naturali. Perché magari lo facciamo, lo diciamo anche a chi non ha mai realizzato un oleolito. Quindi, oleolito che cos'è? È un macerato in un olio vegetale, tipicamente olio di oliva, di un fiore, di una pianta, di parti di vegetali che abbiano delle proprietà. Quindi, l'olio funge in questo caso da solvente. Andrà ad arricchirsi delle proprietà della pianta che si sciolgono nei grassi. Non tutte le proprietà possono essere trasferite nell'olio, ma solo quelle che appunto sono, si chiama liposolubili. Ok? Quindi questa sera ora non mi perdo, non mi dilungo che cos'è un oleolito, magari l'avete visto in qualche corso che abbiamo fatto. Quindi questa sera ci concentriamo su uno specifico oleolito, che è appunto l'oleolito di vite rossa. Vite rossa che cos'è? Altro non è che la vite da vino, quindi Vitis vinifera, la specie botanica, che in questo periodo, se vi fate una passeggiata nei campi, in campagna, vedete che è completamente rossa, quindi sta perdendo il suo colore originario della foglia fresca, che è il colore verde, e sta assumendo questo colore vermiglio. Ok, lo vedete? Vedete quanto è bella? È tipicamente autunnale, sia la forma che il colore. Ma da che cosa è dato questo colore? A che cosa è legato e come può esserci utile? Perché nel colore c'è tutto. Il colore è dato da composti che si chiamano antocianidine e proantocianidine. Sono praticamente delle sostanze ad attività antinfiammatoria, antiossidante. Rientrano nella grande categoria dei polifenoli. Ok? Ciao Rietta, intanto ciao Ester. Quindi noi andiamo a estrarre i composti benefici delle foglie di vite che sono rosse proprio in virtù della presenza dei composti polifenoli, antocianidine e proantocianidine, li andiamo ad estrarre nell'olio. L'olio si arricchirà di questi composti e a che cosa ci farà bene quest'olio? Come lo possiamo usare? Ci farà bene per tante situazioni, ma soprattutto ricordatevi, vite rossa è particolarmente utile in caso di fragilità capillare. Dove ritroviamo la fragilità capillare? Beh, sicuramente a livello di gambe, quindi c'è tra voi qualcuna che soffre di insufficienza venosa, capillari fragili, gambe gonfie? Magari scrivetemi tra i commenti, è vero soprattutto in estate, ma è vero anche per chi magari fa un lavoro in cui sta sempre in posizione retta e le gambe alla fine della giornata sono veramente affaticate. Quindi la vite rossa tornava utile per questo, ma poi dove ancora troviamo problemi di fragilità capillare? Per esempio, non so se magari è il caso di qualcuna di voi, cuperose. Quindi si tratta sempre di capillari fragili. Bene, le antocianidine, le proantocianidine contenute negli estratti di vite rossa, appunto Vitis vinifera, hanno la capacità di tonificare le pareti dei capillari, soprattutto quindi li rendono più forti, quindi più resistenti e di conseguenza vanno a evitare, a prevenire e laddove presenti a lenire proprio problemi di insufficienza venosa e in fragilità capillare. Vi ho convinti abbastanza? Bene, quindi vediamo come fare il nostro preparato, il nostro oleolito. Prima di passare però alla parte pratica, vi voglio ricordare che questi composti, flavonoidi tra l'altro, antocianidine e proantocianidine sono flavonoidi in particolare, hanno anche proprietà anti-age, antiossidanti e non so se mai avete fatto caso in farmacia, in profumeria, a
quanti prodotti a base di flavonoidi estratti di vite rossa si trovano e magari costano anche un mucchio di soldi. Invece noi ci realizziamo in casa un rimedio elementare che possiamo anche usare per arricchire, perché no, le nostre creme per il viso. Meglio ancora se fatte in casa. Piccolo spazio pubblicità, 18 e 25 novembre, ricordatevi, corso di autoproduzione crema per il viso, che possiamo quindi impreziosire proprio con il nostro oleolito di vite rossa. Vi anticipo anche che sarà uno degli ultimi corsi di autoproduzione crema viso con me in diretta, perché poi ci saranno delle novità. Questo corso entrerà a far parte di un progetto in cui diciamo che automatizzerò parte dei corsi che propongo in modo tale che siano fruibili sempre, non solo quando ci sono io, però viene meno il fattore faccia a faccia, quindi fare in diretta. Quindi chi non ha mai partecipato, veramente non vedo l'ora di trasmettervi tutto in diretta. Per me è fondamentale questo rapporto in diretta con le partecipanti, quindi scrivetemi magari se siete interessate, perché davvero realizziamo un piccolo gioiellino. Bene, ma vediamo come potremo impreziosire il nostro piccolo gioiellino di crema viso o come realizzarci in casa un olio defaticante per le gambe e un olio in grado di rafforzare i capillari sia a livello di gambe o ovunque noi abbiamo problemi di circolazione, ok? Quindi ovunque noi vogliamo tonificare i nostri capillari, renderli più forti. Allora, vi occorre raccogliere delle foglie di vite rossa, ovviamente cercate di raccoglierle direttamente dalla pianta, dovete andare a selezionare le foglie che abbiano maggiormente questo colorito rosso, quindi lasciate stare quelle un po' giallognole sul verde, andate su quelle più rosse, più vermiglie, perché sono quelle più ricche di bioflavonoide. Le raccogliete, non le lavate, ma semplicemente le fate seccare qualche giorno. Io le ho lasciate su un mobile, semplicemente su un panno all'aria, ad asciugarsi per qualche giorno fino a che non scricchiolano. Sentite? Bene. Quando scricchiolano, sono pronte per la realizzazione del nostro oleolito. Che cosa facciamo? Con mani perfettamente pulite, io cerco di non usare guanti per queste preparazioni, l'importante è che le mani siano perfettamente pulite, andiamo a riempire un barattolo perfettamente pulito anch'esso, quindi io prima l'ho passato con un strappo di Scottex e un pochino di alcol rosa 90 gradi o alcol per i liquori, quindi deve essere perfettamente disinfettato e pulito. Andiamo a tritare le nostre foglie direttamente dentro il barattolino, devono essere più tritate possibile, perché in questo modo noi andiamo ad aumentare la superficie di contatto tra la nostra droga, quindi la nostra, in questo caso le foglie di vite rossa essiccate, e l'olio che fungerà, vi ricordo, da solvente. Quindi tritiamo per bene. E vedete tutto questo volume di foglie? A breve saranno completamente tritate, quindi magari ce le metteremo tutte. Credo che non è che avanzerà moltissimo, perché come tritiamo ovviamente il volume diminuisce. Ciao Valentina, ben rivista Stella. Il volume diminuisce e quindi abbiamo molto più spazio. Quindi adesso stasera sono talmente stanca che sparlo. Che cosa dovete fare? Dovete semplicemente individuare un vigneto, possibilmente, non ve l'ho specificato, ma è sottinteso se poco mi seguite da un po' di tempo. Come deve essere questo vigneto? Possibilmente biologico, ovviamente. Io addirittura ho preso queste foglie da un uliveto biodinamico che qui nella mia regione, proprio vicino al terreno dove sto raccogliendo le olive, e quindi non dico biodinamico, ma quantomeno che sia biologico. Quindi se magari avete qualche amico che ha un vitigno che sicuramente non tratta, andate a fare incetta di foglie. Quindi dovete semplicemente individuare questo vitigno non trattato. Prendete una manciata di foglie, che può essere
non mi so dire il quantitativo, due belle manciate grandi, due bei pugni grandi di foglie, le fate essiccare. Poi fate questo che sto facendo io, quindi le tritate perfettamente più possibile in modo che resti spazio e soprattutto aumenti la superficie di contatto. Dopodiché vi anticipo cosa andiamo a fare. Andiamo a ricoprire tutto con un buon olio vegetale. Quale? Ma neppure a dirlo, sono qui per raccogliere le olive proprio per autoprodurmi l'olio extravergine di oliva. Idealmente come dovrebbe essere? Indovinate un pochino? Indovinate un po'? Ma biologico sicuramente, perché non vogliamo spalmarci addosso pesticidi o altro, quindi biologico, meglio ancora se nuovo, quindi è estremamente ricco di vitamina E, fantastico. Che facciamo? Ricopriamo tutto, vedete, come vi ho detto non avanza quasi nulla, anzi non avanza nulla di tutto il mio cestino di foglie. Tritiamo, tritiamo, tritiamo. Dovete arrivare a tre quarti del barattolino, grosso modo. Ecco, questo è un po' meno. Idealmente fino a tre quarti di barattolino. Vediamo se riesco a riempire tutto. Dopodiché dovete ricoprire completamente di olio extravergine di oliva. Eccoci qua. Vedete? Ora il barattolo non è trasparente, ma io ho praticamente ricoperto, esatto, da mano lo trovi, sicuramente lei ha tutti quei vitigni che ha, tre quarti di barattolino. Adesso andiamo con l'olio extravergine di oliva, questo è proprio quello nuovo, da poco spremuto da qualche giorno, e voilà, fino quasi al riempimento del barattolino. Lasciate un piccolo spazio che si chiama cielo. Ecco, vedete? Io non l'ho riempito completamente, lascio un piccolo spazio che si chiama cielo. Perché? Perché adesso cosa facciamo? Chiudiamo completamente il barattolino e ci ricordiamo una volta ogni paio di giorni di agitare il nostro barattolino. Cosa dobbiamo fare? Lo conserviamo in un luogo buio, quindi in una credenza, magari in cucina, un luogo a temperatura ambiente normale, non troppo freddo, perché altrimenti diciamo che i principi si solubilizzano molto più lentamente, e ci ricordiamo ogni paio di giorni di agitare un po' e poi riporlo al buio, ok? Tutto questo per un ciclo lunare, quindi idealmente 30 giorni, secondo altre scuole di pensiero si può arrivare fino a 40 giorni, va bene lo stesso, nulla ci vieta. Si estrarranno maggiori principi, ma sicuramente un ciclo lunare intero te lo deve fare il tuo oleolito in macerazione. Dopodiché, cosa facciamo? Al termine del nostro ciclo lunare, al termine del periodo di macerazione, filtriamo tutto in una bottiglia con l'aiuto di un imbuto e di una garza, o io uso le calze di nylon per filtrare bene, quindi rivesto il l'imbutino con una calza di nylon e butto tutto, quindi viene perfettamente filtrato. Se resta qualche frustolo, qualche piccolo pezzetto di foglia, possiamo fare anche la doppia filtrazione, quindi filtriamo una volta in un barattolo, lasciamo riposare per un giorno, dopodiché il giorno successivo filtriamo un'altra volta, o semplicemente cerchiamo di versare tutto in una bottiglia, ma senza far cadere la cosiddetta posa, cioè quello che si sedimenta sul fondo. Va bene? Fatto questo, presto detto, possiamo arricchire con qualche goccia del nostro preziosissimo oleolito di foglie di vite rossa, una crema per il viso, quindi possiamo tenerlo in bagno e ogni volta che mettiamo la crema possiamo impreziosirla proprio con un paio di goccine di oleolito di vite rossa. Oppure possiamo usarlo come olio massaggio per le gambe,
prima di andare a lavorare, se facciamo un lavoro in cui dobbiamo stare molto tempo dritte o peggio ancora, come nel mio caso, molto tempo sedute, quindi lavoro sedentario, per aumentare, per stimolare la microcircolazione, per tonificare i capillari, possiamo aiutarli con il nostro olio che diventerà quindi un olio massaggio per le gambe defaticante. Va bene ragazze, vi è piaciuto? Quindi avete capito come? Intanto la semplicità paga sempre. I rimedi sono più semplici, alla fin dei conti sono quelli più efficaci, che funzionano, ma soprattutto, cioè veramente possiamo farci in casa rimedi fantastici, preziosi, a partire da materiali che potrebbero essere considerati scarti, quindi le foglie di vite, ma chi mai le ha considerate? Chi mai le ha calcolate? Vi dico anche un'altra cosa. Se essiccate le foglie di vite rossa, quindi ricordatevi, le foglie di vite devono essere rosse, e non gialle, non verdi, rosse le fate essiccare. Con l'infuso potete anche farvi del bene ancora di più per uso interno, quindi potete usare, realizzare proprio in casa degli infusi di foglie di vite rossa essiccata durante tutto l'anno per mantenere la tonicità dei capillari. Come si fa? Semplicemente fate essiccare le foglie di vite rossa. Quando sono belle essiccate le potete tritare come abbiamo fatto questa sera, le conservate in un barattolino ben chiuso. Dopodiché un cucchiaio ogni tazza, quindi 250 ml di acqua calda, calda bollente. Fate riposare 10 minuti, dopodiché filtrate, dolcificate col miele e potete goderne tutto l'anno. Quindi fate incetta di foglie di vite rossa perché la natura ci dà tutto, ce lo dà gratuitamente, eh? E noi andiamo a prendere chissà quali integratori costosi. Io per prima, sono la prima che purtroppo compra cose costose. Ma in fin dei conti, cioè veramente fuori dalla porta di casa, se siamo fortunati che viviamo in campagna o a pochi chilometri, se viviamo in città, abbiamo tutto. Ultima cosa che vi voglio dire, non per importanza, attenzione, per quanto riguarda l'oleolito, testate sempre, poi rispondo a tutte le domande, testate sempre una piccola quantità sull'incavo dell'avambraccio per valutare se tollerate questo rimedio, perché magari potreste essere intolleranti alle foglie di vita rossa, ai flavonoidi, non lo sapete. Quindi, per prima cosa, per ogni autoprodotto dovete testare. Quindi applicate qualche goccina, non la togliete più, fate rimanere per qualche ora. Se non compare il prurito arrossamento, potete tranquillamente usare ovunque il vostro preparato. Mentre per quanto riguarda la tisana di vite rossa non ci sono controindicazioni, ma per carenza di studi, ovviamente come sempre per molti estratti, per molte infusi e per molti fitoterapici si sconsiglia l'uso in gravidanza e in allattamento. Adesso rispondo alle domande. Allora, vediamo un pochino, ce ne sono tante. Filtrare in bottiglia di vetro scura. Sì, Jessica, esatto. Per mantenere le proprietà, una volta che l'avete filtrato il vostro oleolito, scusate, una volta che l'avete filtrato il vostro oleolito, lo conservate o in una bottiglia scura, idealmente di vetro, oppure comunque in un luogo buio, anche se magari la bottiglia è chiara, ma tenetela in un luogo buio. Io delle volte, quando non riesco a fare altrimenti, che stai in un posto dove c'è luce, avvolgo tutto con della carta stagnola, quindi faccio io lo scuro. Aspettate che ci sono altre domande. Allora, grazie a voi. Se volessimo applicarlo direttamente sul viso, sarebbe sbagliato partire da una macerazione in olio di jojoba? Puoi farlo, Egle, puoi farlo tranquillamente. Sì, è molto più prezioso. Manu, Orietta, domani oltre le olive la raccolta di foglie di vite, esattamente. Allora, aspettate, aspettate, aspettate che qui ci sono domande. Allora, tisana è una tisana, Jessie. È una tisana, si può usare tutti i giorni, sia la tisana che
l'oleolito. Ovviamente la regola fondamentale, la regola aurea è la varietà nel lungo tempo per evitare l'insorgenza di intolleranze, per evitare anche la assuefazione, per evitare che l'organismo si abitui troppo e non funzioni più. Quindi fatevi magari dei cicli di tisane, fate magari 15 giorni, io faccio sempre così, ogni rimedio non lo prendo per troppo a lungo, ma cerco di variare con altri perché funzioni nel tempo e perché non dia problemi di intolleranza. È bene aggiungere della vitamina E. Allora, se parti da un ottimo olio di oliva, no, non sto facendo pubblicità perché non lo vendo, ne ho talmente poco alla fine che non lo vendo per un uso familiare, ma se parti da un ottimo olio extravergine di oliva, è talmente ricco di vitamina E che non hai bisogno di aggiungerne ancora. In ogni modo, se parti da un'ottima materia prima, quindi da un ottimo olio d'oliva, si conserverà il tuo oleolito se le foglie sono perfettamente secche, addirittura fino a 2 anni. Poi te ne accorgi quando, diciamo, non si rovina, puoi irrancidire perché emana cattivo odore. Ma non ti consiglio di aggiungere vitamina E, parti piuttosto da un'ottima materia prima e conserva bene il tuo preparato. Va bene ragazze? Benissimo. Allora, io vi aspetto ai prossimi laboratori di autoproduzione, purtroppo online, cioè purtroppo per molte che sono lontane va benissimo, ma vedo molte che sono vicine a me. Partiamo con il 12 novembre, laboratorio di autoproduzione, anzi percorso di cura naturale del capello e autoproduzione, quindi cerchiamo di trovare tutti i rimedi per la caduta dei capelli, tutti i rimedi per lavare i capelli in modo naturale. È fatto in casa, ci facciamo lo shampoo solido, ci facciamo il balsamo eco bio, impariamo ad usare le erbe ayurvediche per lavare i capelli. 3 lezioni, quindi 3 serate, 18 e 25 di novembre, in 2 serate invece corso di cura naturale del viso, autoproduzione crema viso, che ho qui da queste parti, eccola qua, meravigliosa, voilà. E siero, questa è un po' giallina che ho messo l'olio di olivello spinoso, poi la potete arricchire come preferite. Possiamo arricchirla anche con dell'oleolito di vite rossa, perché no? Per i prossimi appuntamenti restate sulla pagina Facebook Meglio Naturale, soluzioni semplici per vivere più sani. Questo video sarà caricato molto probabilmente anche su YouTube, così ce lo teniamo sempre lì e sarà utile magari anche per il futuro, altrimenti si disperde. Se vi è piaciuto un like e vi ringrazio di questo e se avete amiche interessate che magari hanno un vigneto, potete taggarle tra i commenti così se lo preparano. E io vi ringrazio di essere state con me questa sera, mi fa sempre tanto piacere vedervi, anche se purtroppo virtualmente io non vedo voi se non tra i commenti, ma vedo le vostre icone ed è come se foste qui, quindi sono molto molto felice di questo. Vi mando un bacio e ci vediamo presto qui sulla pagina Facebook Meglio Naturale, soluzioni semplici per vivere più sani. Buona serata! E buona raccolta della vite e delle olive. Ciao, a presto! Ciao a tutte ragazze e grazie!